Ah, eccovi, Estrellitas! Oggi faremo un bellissimo vlog insieme. Sto andando a prendere Sofia a scuola, ma sono di frettissima perché è un po' tardino. Chi è? Scusate, il citofono. Sì? Ah, il passino! Sì, scendo subito! Grazie! Oh, mamma mia, ma che cosa... cosa vuole il postino adesso? Proprio adesso? Dai, facciamo in fretta, ragazzi, ragazze. Andiamo. Ma io non lo so, proprio adesso doveva venire il postino che devo andare a prendere Sofia a scuola e sono anche di fretta. Adesso voglio proprio vedere se è una cosa importante oppure no. Mi devo proprio sbrigare. Ehi, ma qui non c'è nessuno! Postino! Postino! Non c'è nessuno! Ma ho fatto il più veloce possibile, adesso non c'è nessuno qui? Pazzesco, scendo giù di corsa, sono in ritardo per andare a prendere Sofia a scuola e non c'è neanche una busta per noi. Sono andata ad aprire al postino e non c'è nessuno, ma è possibile? Ehi! Ma quello che cos'è? È una busta! Ed è bella e sbrilluccicosa! Che c'è scritto qui? Per las lunas? C'è proprio scritto per las lunas! Estrellitas! Quindi per noi! È per me, Moni e per Sofi! Però adesso non ho tempo di aprirla, devo correre assolutamente, andare a prendere Sofia a scuola perché sono in ritardissimo. L'aprirò insieme a lei. Eccomi, sono in macchina che sto andando da Sofi e qui c'è la busta. Ma guardate come brilla! Io sono troppo curiosa. Che faccio? Inizio a aprirla io? Da sola? No, devo aspettare Sofi. Ma sono troppo curiosa, non ce la faccio resistere fino ad arrivare a scuola. Uffi! Chissà chi ce la manda, una lettera così brillante, con i brillantini, molto chic, colorata, personalizzata, perché c'è il cartellino con scritto Las Lunas. Sono davvero, davvero curiosa, però adesso mi devo concentrare sulla guida. Ci sentiamo fra pochissimo quando sarò davanti alla scuola di Sofi. Ah, Sofi, ho fatto più presto che ho potuto. Com'è andata oggi a scuola? Bene. Allora, facciamo il saluto? Sì. Olé, Estrellitas! Io sono Sofi, lei è Moni. E insieme siamo... Las Lunas! E stiamo andando a casa, ma Sofi ha una notizia perché... proprio mentre stavo venendoti a prendere, ha suonato il postino. Okay. E c'è una busta bellissima che è arrivata per noi e c'è scritto Las Lunas. Però sono stata brava che non l'ho aperta. Veramente non l'ho aperta anche perché non avrei avuto il tempo materiale di farlo. Però ti ho voluto aspettare. Adesso possiamo aprirla perché io non vedo l'ora di sapere chi è. Perché anch'io. È talmente bella la busta. Adesso devo ricordarmi dove ho parcheggiato la macchina. Mamma. Ah sì sì, di là. Andiamo a aprire la busta, dai, non vedevo l'ora di venire. Di essere insieme a te per fare questa cosa. È in macchina la busta. Adesso tu metti via la cartella, tutto quanto, che te la do. Vai. Ma quanto pesa questa cartella? Sì, un po'. Ecco, il momento è arrivato. Ok. Ta-ta! No, vabbè, ma è bellissima! Hai visto? Hai capito perché io voglio vedere chi è? Per Las Lunas! Va bene, dai. Allora, apriamola. Subito! Sbircio io! Va bene, te la faccio aprire a te. C'è? Eh? Che c'è? Ce l'hanno? Mandato? Sì? Sì? Chi ce l'ha mandata la lettera? Insieme!
Id insieme? Id insieme! Yeah. Ma tu sai chi sono Id insieme? Cioè, sono gli youtuber più fantasmagorici e fantastici del mondo. Uno degli youtuber più fantastici, poi ce ne sono anche altri, però sono importanti e adesso ci mandano le lettere a noi. Ma no, ma mi stai prendendo in giro. Guarda con i tuoi occhi stessa se non ci credi. Ma figures, fammi vedere. Che ti avevo detto? No, aspetta un attimo, fammi ricontrollare. Non mi credo mai. La lettera c'è scritto sì. Di insieme. Sì. Ma come saranno veramente loro che ce lo mandano? Certo, Di insieme c'è scritto. Qui c'è tutto il sole che ci viene addosso. Ma no, ragazzi, non scherziamo. Allora, Ita. Sicuramente sarà uno scherzo, qualcuno ci sta facendo uno scherzo. No, io ci non sta credo, mandando non questa credo. Lettera super bella, ma nel dubbio che sia uno scherzo o no, se fosse davvero una cosa importante da parte dei d'insieme, non possiamo aprirla qui in macchina. Dobbiamo andare a casa e Estreitas insieme a voi andare a leggere che cosa c'è scritto. Estreitas, voi sapete indovinare che cosa c'è scritto qua in questa busta? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Sì, esatto, forse le Estreitas intuiscono, possono capire che cosa sarà questa lettera. Sono curiosa se riuscite a capirlo. E poi iscrivetevi, cliccate la campanella, spolliciate. Allora andiamo subito a casa perché non sto più nella pelle. Andiamo. Eccoci a casa. Togliamoci tutto e procediamo. Perché questa cosa della lettera sta andando un po' per le lunghe. È tutto il giorno che la voglio leggere, Sofì. Adesso che siamo a casa, che sei tornata. Dammi! Andiamo, dai, andiamo. Andiamo! E voilà! Ok, ho trovato! Adesso sì, l'apriamo. Apriamolo insieme. Tiriamo fuori, c'è un foglio. Vediamo, no, ma si sta guardando da sola. Vediamo qui che cosa c'è. Allora, lo leggiamo? Ah, ma sono proprio di insieme, guardate! C'è il loro logo! E questi sono Eric e Dominique. No, vabbè, dobbiamo leggerla. Ciao Sofia e Moni, Las Lunas. Siamo Eric e Dominique e abbiamo una grandissima sorpresa. Una sorpresa? Che sorpresa sarà? Non lo so! Vi invitiamo ad incontrarci questo sabato a Milano! Aspetta! Respiriamo! Ci stanno invitando! Cioè, vi rendete conto? Sofì sta svenendo! Sofì! Non ti vedo! Sei sul pavimento! Tirati su! Aiuto! Tirati su! Eccola! Non ti sembra il cervello! Aspetta un attimo! Allora, calma e sangue freddo! Id insieme ci stanno invitando! A dove? Non si sa, a Milano, poi Milano. Finiamo di leggere. No, allora, rileggo io perché fino a qua. Allora, rovinarlo. Allora, questo pezzo. Siamo Eric e Dominique e abbiamo una grandissima sorpresa. Vi invitiamo ad incontrarci questo sabato a Milano. Continua tu. Se accettate, vi manderemo la via esatta e vi assicuriamo che sarà qualcosa di speciale. Ciao!
Wow, Sofie! Dobbiamo festeggiare! Ma che bello, dai! Olè, la 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 la! È impazzita sta qua! Olè, siamo stati invitati, dai, insieme! Siamo stati, state invitate, la sluna! Conosceremo ed insieme? Credo proprio. Li conosceremo! Che emozione! Ma certo che accettiamo! Gli dobbiamo rispondere! Infatti. Aspetta, aspetta! Sofie Moni Las Lunas! Las Lunas! Sì. Vuol dire che è il nostro canale Las Lunas! Sì, è! E quindi possiamo invitare anche la nonna Rosy! È vero! Parte delle Las Lunas! Infatti! Però vorrei invitare anche il papi. Ma in Messico? Papi Andy. È in Messico, non può venire. Non può venire. E quindi potremmo invitare... Lu! Certo, la nostra amica Lu! Sì! Possiamo andarci noi della Slunas, che siamo io e te, Sofia e Moni, Lu e nonna Rosy! Diciamo che... Le invitiamo perché fanno parte anche loro. Sì, sì, del nostro canale. Molto bene, molto bene. E allora dobbiamo subito avvisare Lu. La chiamiamo? Certo! Telefono? Ah, ce l'abbiamo qui. Allora, adesso io chiamo e mettiamo... Ti metto anche in viva voce così senti anche tu. Ciao! Pronto? Ciao Lu! Ciao! Come stai? Abbiamo una notizia bellissima da darti. Sì, allora ti volevamo chiedere... Tu vuoi venire con noi sabato a Milano? Perché ci hanno invitato? E tieniti pronta e... Insieme! Allora, abbiamo ricevuto una lettera, una busta bellissima. Non sappiamo perché, ci hanno detto che ci vogliono incontrare, che c'è una sorpresa. Va bene, sei dei nostri allora? Ok, sì. Benissimo, allora ci vediamo sabato. Ah, però aspetta Sofì, Lu, c'è un problema. Cosa? Aspetta un attimo Lu, devo far vedere una cosa. Allora, questa è la busta, super bella, luccicosa. Sto parlando anche con le Estrellitas, Lu, nel frattempo. E quindi, deve essere qualcosa di importante, secondo me, Sofì. Tu cosa dici? Sì, ovvio. Quindi, io non ho niente da mettermi. Tu? Ora che ci penso, neanch'io. E neanche tu, Lu. Quindi domani dobbiamo andare a fare shopping, dobbiamo prenderci un bel outfit. Adesso che verrà anche nonna Rosy, glielo diciamo anche a lei, quindi dovremo prenderci un outfit. Va bene, esatto. Ci vediamo domani Lu, mi raccomando, devi venire qui, anzi ci incontriamo direttamente lì al negozio, poi ci mettiamo d'accordo. Ciao! 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 Cavoli, Sofì, è vero, questa cosa dell'outfit. È bello essere invitati. Ma secondo te, le Estrellitas che ci vedono, ma come ti vedo? Cioè, scusate, mi fa venire mal di testa questa qui. Poi ogni tanto sviene per terra, ma sì, è tutto normale, certo. È tutto normale. Allora, ogni tanto sviene per terra. Sto ridendo! A parte che sviene anche di suo, perché comunque non so se avete visto l'ultimo video, gli ultimi video sono tutte tragedie, caduta da cavallo, si è mangiata le bacche, di tutto, veleno, succede di tutto. Quindi, per fortuna, finalmente potremo fare un video bello con i d'insieme dove andrà tutto bene. No, per favore, non facciamo tragedie. Per favore, non facciamoci conoscere.
Siete insieme come delle pazze furiose che fanno i guai, eh? No, 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 assolutamente sono dei bravissimi ragazzi. Loro sono dei bravissimi ragazzi, tutti bravi, e arriviamo noi le pazze, no. Allora, ok, ci vediamo domani per lo shopping. Dai, lo diremo anche a nonna Rosy. Se non arriva in tempo non vedrete il momento in cui glielo diremo, però vabbè, fa niente. Ci vediamo per lo shopping. Ciao ciao, a domani. A domani. Eccoci qui ragazzi, siamo in un negozio bellissimo e siamo qui per scegliere un outfit perché dobbiamo andare a incontrare qualcuno che ci ha invitato. Ci è arrivata questa busta e non sappiamo esattamente come dobbiamo vestirci, però andiamo a incontrare i D'insieme! E non vediamo l'ora, siamo emozionatissime, quindi e dobbiamo trovarci qualcosa da mettere. Eh sì, facciamoci un giro e decidete quello che vi piace, okay, dai. Okay. Facciamo un giro, vediamo. Spargiamoci. Ciao. Sei nel settore maschi, lo sai? Certo. Ah, ti guarda, piace qualcosa? Sì. Qualche felpa bella? Sì, eccola. Ok, quindi Lu sta andando sul blu. Sofì, tu? Che colore? Vieni, ho trovato una cosa molto carina. Arrivo. Allora, ho trovato questi pantaloni che hanno un colore carino da abbinare con questa felpa. Molto bello, mi piace molto questo, come si dice? Completino. Completino maculato tipo giaguaro verde, eh? Sì, poi devo trovare anche la mia taglia, ovviamente questo è di 4-5 anni. Luto, cosa hai trovato? Ho trovato questi pantaloni azzurro-blu. Con scritto 83 sfocato. Carino, sempre nel settore maschio. Scusate. Allora io direi, ragazze, che ne dite di prendere un po' di vestiti e di fare una prova in camerino? Ok. Allora, le ragazze sono in fibrillazione. Adesso stanno scegliendo un po' di cose, un po' di qua, un po' di là, e magari le aiuterò anch'io per fare un po' gli abbinamenti, vediamo, anche se sono pessima, però qui c'è una signorina bravissima che ci può aiutare. Vediamo, sono proprio curiosa di vedere la sfilata. Allora, le ragazze si stanno dando la pazza gioia, stanno cercando un po' di tutto, però stanno cercando di trovare quello che più le aggrada, perché no, non hanno ancora trovato l'outfit perfetto. Sono anche abbastanza alte perché ce la fanno da sole, ragazzi. Adesso spaccheranno tutto il negozio. Benissimo. Cose nere, no, forse meglio di no. Vediamo un po'. Però in punta di piedi non vale, ragazze. Allora, che cosa? Adesso lo metto io, ragazzi, lo metto io. Non fate danni, per favore, che sennò ci cacciano. Le ragazze hanno scelto un outfit azzurro e giallo per Lu. E Sofì, tu hai scelto qualcosa di rosa. Molto bene, allora in camerino e a provarlo. Ci vediamo fra 5 minuti, ragazze. Ragazze, ma quanto ci mettete? Siete pronte? Eccole! Vediamo l'outfit di Lu, molto carino! Sofì, vediamo dietro? Tutta rosa, come un confettino! Secondo outfit, ragazze, voglio vedere il secondo outfit. Bene, come siete carine. Beh, devo dire che queste pazze non c'entrano niente. Comunque, dai, fatemi una mini sfilatina, venite fuori. Thank you.
sotto nei commenti quale outfit preferite tra il primo, il secondo o il terzo. Ancora, sempre per terra seduto. Vediamo. Wow, come siete puffose. Allora, questo vi piace? I pantaloni non so se sono abbinati giusti per tutte e due. Comunque è un'idea anche questa. Va bene, allora io direi andatevi a cambiare e dobbiamo decidere, ok? Ragazze, finitela di buttarvi sempre per terra. Dobbiamo decidere, Sofì. Secondo me queste mi stanno. Vabbè, qui stiamo degenerando. Adesso dobbiamo veramente scegliere l'outfit che ci piace di più. Quindi scrivetelo qui sotto. Vi piace di più l'1, il 2, il 3? Magari scrivete anche i colori, perché sennò non capiamo più niente con i numeri. Così potremo decidere. Grazie. E adesso l'ultimo. Fatemi vedere. Anche questi sono molto carini. Vediamo. Oh, mamma mia. No, non vi buttate. Che male. Bene, carini anche questi outfit. Fate un po' una giravolta. Carini, molto bene. Questo è il quarto outfit, votate quello che vi piace di più. Siamo un po' indecise tra quale outfit scegliere. Stiamo leggendo i commenti. Sì, per decidere quali ci consigliate, siamo indecise. Ok, allora, ancora 5 minuti e decidiamo. Okay. Sì. Se volete scoprire quale outfit useremo, andate a vedere il prossimo video. Dove incontreremo i... D'insieme!